Solo perché così diciamo che di noi, perché di solito il presidente, chiamatelo così, non conta niente. No, di solito è quello che poi riassume l'andamento dell'anno passato e poi quello futuro. Perciò qualcuno lo deve fare, di solito lo faccio io. Purtroppo quest'anno è andata come è andata, abbiamo fatto pochissime corse, ma più che corse, gran fondo, mi sono dovuto arrabattare per poter trovare dentro un gruppo sportivo, cosa che non accade neanche mai, i corridori per poter andare a votare nell'assemblea regionale, e ne servono solo tre, che abbiano fatto ognuno almeno tre gare, ma non gare agonistiche, anche gran fondo, ciclo raduni, eccetera eccetera. Noi non ne avevamo, cioè se questo, vabbè, io sono, è Toto che sta, la corsa sono tranquillo, mi fa piacere, andiamo avanti così, però non la mettiamo sotto forma di agonismo, casomai io di gruppo sportivo che fa allenamenti, prove, cose varie, e poi si ritrova a non dover appunto avere il voto in assemblea regionale, eccetera eccetera, cosa per un gruppo sportivo come il nostro, insomma, è una cosa, come si dice, grave. No, che grave, guardaci tutti intorno, sì. Fate l'idea, allora vergognosa nome. Vergognosa nome. Niente, speriamo che non sia così anche il prossimo anno, un minimo di partecipazione. Flavio, Vladimiro e Stefano Luca. Sant'anno ci penso io, ma almeno io. È Sabatino, perché te no. Stavamo preparando diverse manifestazioni, tanto si ripeteranno i colli, le iscrizioni sono state fatte, per chi deve iscriversi non so come farà, chi è rimasto indietro non lo so. E non so appunto dico come si farà, perché sono chiuse dopo poche ore le iscrizioni, non mi sembra, dopo poche ore. Io volevo così comunicare una cosa, che per il futuro abbiamo trovato un nuovo sponsor, pure abbastanza grande, che ci supporterà almeno nell'abbigliamento per il prossimo anno. Chi è? Berlusconi? 400.000 euro al giorno. Lo sapete che quando sono vicino alle elezioni riesco a queste cose, no? Comunque abbiamo uno sponsor abbastanza grande che ci supporterà su questa cosa, e poi anche due piccoli sponsor che uno lo manterremo, e che è quello che chiuso, di no, pizza e oddio pizza e spizza, no, pizza e tradizione, ah, pizza e tradizione, scusa, sta confondendo, che si tira l'offerta, come? No, basta dirlo, basta dirlo, però l'altra pochi giorni fa aveva confermato la sua disponibilità. Oggi abbiamo anche da qualche giorno, visto che c'è la richiesta da qualche anno, però per varie motivazioni non è stata mai messa la sponsorizzazione anche di Cicli Fatato, perciò entra anche lui. Come lo fai tu adesso? Per questo non è che vedevo dire che poi le spese per le ciclistiche, se è possibile, facciamole da lui. Questo è dovuto. Io vorrei ringraziare tutti quanti, perché ho dei problemi fisici che alla fine diciamo che sono arrivati, e mi ha fatto tantissimo piacere tutte le vostre
le vostre ansie, le vostre telefonate. Adesso guarda, non so neanche trovare le parole, però diciamo che è stato per me una cosa abbastanza. Non ho parole su questo, però mi sono piaciuto questo attaccamento che avete verso i miei confronti, anche se io poi magari non lo dico, cerco di dimostrare, non lo dico. Io vorrei ringraziare specialmente, scusate se è fuori dal coro, però quelli che si sono mossi di più, ma mia, che poi mi viene pure e dico state zitti, e invece dopo un po' lo sapeva tutta. Pure Orlando, ci sta. L'amico qui, Loredi, io. Loredi, c'è stato anche Ginetto, perché Ginetto poi, Ginetto come chiede qualcosa, è pronto, si muove, posso solo che ringraziare anche gli altri. Anche perché è piccolo, però si infila bene. Comunque, niente, spero di superarli presto. E vedrò un attimino di andare avanti anch'io, di presentarmi per le prossime gare, ad accudirvi per quel che posso fare a lunghi percorsi. La domenica di tornare sempre sarà forse un po' più assente, perché sono sinceramente un po' più stanco questo periodo, non lo so, però grazie per l'accanimento. E poi che volevo dire? Ci sono tantissime cose da dire, e io una cosa che comunque vorrei fare, poi mi è d'obbligo, non è che, a parte che lo sento proprio dentro, dover ricordare degli amici, dei compagni di bicicletta che abbiamo avuto nel gruppo, abbiamo avuto questi passaggi dove ci hanno lasciato prematuramente, e dicevo che a parte che è proprio da dentro me che vorrei sempre ricordare, e li ricordo sempre, non è che me ne dimentico ogni tanto, il mio passaggio, la mia mente va nella loro persona, e poi perché comunque qui ogni anno sempre continua ad essere presenti la signora Rossella e il suo figlio Natale, e io li ringrazio, perché come arriva questo periodo era una cosa che anche Fausto sentiva e ci chiedeva, e poi viveva un pochettino anche per il Natale, tant'è vero che anche il figlio ci ha partecipato un paio di volte, vero? Una con papà e una con la ragazza, che ormai è diventata un po' più grande, no? Vedi, non mi ricordo. E la sua presenza no, è un buon, una buona presenza. E Toralbo, che per anni ha pedalato insieme a noi. Ora la lontananza, la persona che è mancata, però credetemi, non è da me, purtroppo Dina, Fran, ci siamo capiti male, doveva essere qui con noi e non purtroppo non l'abbiamo avvertito, né noi, né io e né Spartaco, sia Bertinotus o Bertinotus. Comunque vabbè, ci siamo arrivati, purtroppo due non ha avvertito nessuno, mi dispiace, sinceramente mi dispiace, perché io sono, a che se ne dica, molto molto legato anche ai vecchi personaggi del Barombara. Dico Barombara perché noi siamo nati come Barombara, se mi ascoltate vi faccio anche un po' di storia, perché noi siamo nati come Barombara. Al Barombara sono usciti i più grandi campioni del Lazio, sono passati lì e abbiamo portato avanti, abbiamo fatto il primo gruppo sportivo nato al Barombara, è stato il gruppo sportivo Amici del Barombara. L'ho ideato io, sì, va bene, però non è quello l'importante. Oh, c'ero pure io. L'importante
devi ascoltare, devi parlare. L'importante, l'importante è che comunque ci ritroviamo anche noi. È una cosa che è importante pure questa, è che il team 2001, che c'è stato quel passaggio, cambio di nome perché il Barombare comunque aveva chiuso e non aveva più ragione d'essere. Il Barombà chiuse nel 1997 e noi nel 97 ci trovammo appunto qui, qui. T'ho detto io. Vabbè, ma hai detto tutto. Vabbè, allora non dico quello che te lo dico. No, no, vabbè, vabbè, dai, non te lo dico più, ormai ti sei giocata no, perché a parte. Allora, perché? Perché lui non guardava avanti. Perché noi era una proiezione verso il futuro. Siamo arrivati al 2001, che fai? Oh? Noi al futuro ci siamo arrivati, poi ci arrivasse pure l'altro. Noi intanto ce l'avamo arrivati. Abbiamo lasciato il 2001, anche perché ormai ci conosce, ci conoscono anche a livello così, anche nazionale, perché continuano a scrivere, eccetera. E niente, questo qui è nato in questo locale il team 2001. Cioè, all'epoca è anche Ugo Di Rosa, che io non l'ho ricordato prima perché l'avrei menzionato adesso, è stato uno degli artefici del gruppo pure. E Ugo purtroppo poi è mancato, e lui aveva questo locale, è mancato, è venuto a mancare, e poi abbiamo un po' chiuso con il discorso della anche l'amicizia, le cose. No, amicizia è un po' di amici, però non ci incontriamo più neanche con la famiglia, vabbè. E ha lasciato a questi ragazzi questo locale ormai. Io un ringraziamento va anche a Sergio, che ci segue sempre, con la sua moglie. Va a Bernaglione, che io non lo dovrei menzionare, perché è puntualmente addormentato. Io vorrei dare un piccolo riconoscimento, però Aspa, mo devi, insomma, il meglio di te merita anche lui, insomma, perciò anche Sparta è uno dei miei. Grande Sparta! Bravo! Curcio non manca mai, non manca mai, almeno per prego di Natale. Gli altri non so che li va a fare, comunque quello di Natale è qui presente con noi. C'è Carletti, c'è la mia sorella, per quest'anno, Pietro e Carletti, per quest'anno hanno deciso inderogabilmente di fare la nuova cosa, pure l'altra. Sì, ma gli devi dare un altro programma, perché quello che gli hai dato finora non funziona. Comunque grazie alle signore che ci supportano così tutta l'annata, grazie a Tina Burri, il nostro Vladimiro, ormai cambiato, che oltre ad altro non è essere lui. E il bullone che pure lui sta sempre qua. Berardi che oggi ha scelto questo pranzo piuttosto che la montagna. Berardi e Battistini elettrica. Comunque raramente, ma anche lui quando può lascia i suoi impegni, lavoro, e viene qui con noi. Io penso un pochettino di aver ricordato tutti. A Paolo Benedetti non gli ha. No, ma perché stanno qui l'ultimo. A Paolo Benedetti è il segretario. È il finto segretario del gruppo. Questo adesso ve lo comunico. Quando dite che è segretario? Non è segretario. Non è più segretario, non c'è più la segreteria. Non c'è più la segreteria. Abbiamo ristretto le spese. Abbiamo ristretto. E poi per l'ultimo lascio qui il grande Carmelo, che ha ricominciato veramente a pedalare dopo quell'incidente
pazzesco che ci ha avuto, veramente ha ricominciato a pedalare alla grande e per il prossimo anno se rifà proprio la punta di diamante. E sto signore te lo sei dimenticato? Perché te lo sei dimenticato sto signore? Perché ma io non me lo so dimenticato. Pensate voi che dolce sei in fondo. E dolce sei in fondo? Dolce sei in fondo. Perché quest'anno si è ufficialmente di nuovo iscritto alla 9 gol. E vediamo se anche questa volta riesce ufficialmente con la farà. Io spero che venga così. Se no guarda non so più che fare, non so per fatte passare 9 gol, è molto emotivo, grazie, grazie a tutti. Allora salutiamo, salutiamo dietro. Allora dai, quello che vuoi dire? Continua a dire quello che sta succedendo. Quando capirà è partito, mettevo lo specchietto, vedo quando vedo che mi arrivo io già. Non guardate le gambe, non c'è le gambe. Basta. E basta. Dai, tu parla, tu sei grazie, grazie. Saluto a tutti. Faccio sempre, in bicicletta, te. No. Vedi che bella è venuta. La tortaruga è venuta. Mi è piaciuta questa fragolosa. Ci è arrivato. Dai. Guarda che prima questa, che ti